Un vecchio detto dice: la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. E senza voler gufare, è normale che facendo l'imprenditore sia necessario anche porsi qualche domanda, talvolta anche domande scomode, ovvero: ma se mi dovesse succedere qualcosa, chi si prenderà cura dei miei clienti o della mia attività? Ebbene, credo che sia fondamentale per qualsiasi imprenditore e a maggior ragione per un consulente finanziario che solitamente è un solopreneur, un imprenditore solitario, il fatto di dotarsi di un piano di operatività continuativa. Che cosa intendo con piano di operatività continuativa? Di fatto è una sorta di manuale che tu andrai a redigere e che cerca di prevedere tutte le eventuali soluzioni alle sfighe che dovessero occorrerti, perché possono purtroppo capitare. E credo anzi che la coerenza che un consulente finanziario dovrebbe avere nel dotarsi di un piano di operatività continuativa è ciò che in qualche modo gli darà credibilità anche nei confronti dei propri clienti quando parla appunto di pianificazione finanziaria, perché non dimentichiamoci che parlare di pianificazione finanziaria vuol dire aiutare i clienti a raggiungere determinati obiettivi, ma anche a ripararsi da eventuali sfighe che dovessero arrivare. È chiaro, è difficile prevedere eventuali sfighe, però in realtà immaginare anche le cose che potrebbero accadere ci può aiutare, per esempio, a cominciare a costruire anche delle procedure, dei procedimenti che andranno a far parte di questo piano. Quindi è molto importante innanzitutto cominciare a scrivere. Prova a scrivere eventuali fatti particolarmente negativi che ti potrebbero occorrere e cerca immediatamente di trovare delle soluzioni. Oppure comincia a stabilire anche delle alleanze o degli accordi con dei tuoi colleghi che potrebbero eventualmente sostituirti in momentanee situazioni di indisponibilità, e metti nero su bianco quelle che possono essere anche le regole di ingaggio di questi colleghi e di come ovviamente dovrebbero prendersi cura dei clienti. Fai altrettanto per i clienti, ovvero cerca di annotarti per ciascuna di queste posizioni, della posizione di ogni cliente, quali sono le abitudini dei clienti, come vuole essere per esempio contattato, su che cosa è particolarmente sensibile, che cosa eventualmente gli può provocare emozioni negative. Insomma, mettiti nella condizione di poter anche essere sostituito momentaneamente, ma senza dare grossi contraccolpi alla tua impresa. Come ovviamente avrai fatto un piano per te, prova anche a proporlo ai tuoi clienti. Chiedi loro, qualora succedesse qualcosa, a chi ti devi eventualmente rivolgere. Sarà un modo per trasferire ancora di più professionalità a loro, facendo percepire che tu sei realmente un vero e proprio partner che li affianca sia nei momenti belli della vita, ma anche nei momenti negativi. Una volta che avrai scritto questo piano, è l'importante che almeno una volta all'anno, magari verso la fine dell'anno, di andare un po' a verificare se ci possono essere degli elementi che ti portino per esempio ad andare a scrivere delle nuove procedure, in modo tale che tu sia costantemente, la tua azienda siano costantemente aggiornati su qualsiasi evento potesse capitare. Questa cosa è una cosa che è estremamente apprezzata dai clienti. Il fatto che un cliente sappia che il proprio consulente finanziario abbia un piano di operatività continuativa è un qualcosa che lo può rassicurare qualsiasi cosa dovesse accadere. Io sono Enrico Fiorentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ciao, alla prossima!